Eh sì, ho quasi rischiato di morire. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Purtroppo dal titolo non è che ci voglia tanto a capirlo. Io comunque voglio raccontarvelo perché quello che è successo stamattina ci sono stato davvero male. Pensavo veramente in quel momento di non farcela. Ma tralasciando tutto questo, possiamo incominciare, quindi vi spiegherò cosa è successo. Stamattina, mentre dormivo, mi sveglio di soprassalto e in quell'attimo quando mi sveglio mi sono svegliato tutto sudato, ma sudato sudato, e non riuscivo a respirare, c'era qualcosa che mi bloccava, io non capivo e avevo molta paura. Vedete ragazzi, quando siete tra la vita e la morte è molto, cioè in quel momento avete veramente paura. Molte persone dicono io non ho paura della morte, ma fidatevi che quando probabilmente arriva è brutto. Io non lo so ragazzi, ma stamattina ho avuto un angelo custode dietro di me che mi aiutava. Non lo so veramente come sono riuscito a farcela. Mi sveglio di soprassalto e non riuscivo a respirare. Non respiravo, non riuscivo. In quell'attimo ho pensato di tutto e di più. Ho pensato davvero tanto. Cercavo di respirare, ma nel momento in cui respiravo mi si bloccava, cioè si bloccava la, le vie, mi si bloccavano le vie respiratorie e non riuscivo. Facevo e non riuscivo veramente. Io non glielo auguro veramente a nessuno, ma neanche al mio nemico mortale. Non glielo auguro davvero a nessuno. È stato brutto davvero. Brutto brutto. Ho pensato fosse anche un inizio di infarto. Più che altro io non. Cioè, mi sembra brutto a 25 anni piangere. Però veramente. Regà, purtroppo, cioè, ci sono passato io, non ci siete passati voi o qualcuno di voi. Quindi non lo potete sapere quello che ho provato. E sembra brutto. Sembra brutto parlare di queste cose su questa piattaforma, perché comunque nella piattaforma bisogna comunque far ridere la gente, intrattenere, cercare comunque di portare un buon contenuto di cuore, veramente. Però raga, veramente, sono stato male davvero. Io non lo auguro veramente a nessuno. Adesso, per paura, ovviamente con mia madre siamo andati alla guardia medica dal dottore e mi ha prescritto questo qui. Si chiama Broncovales. Io adesso non so se si vede. Broncovales 100 microgrammi spruzzo sospensione pressurizzata per inalazione. Io veramente stamattina pensavo mi fosse venuto un inizio di infarto, perché veramente avevo quasi tutti i sintomi dell'infarto. Io non lo so, veramente non lo so. Volevo informarvi solo di questa cosa perché so che comunque ci tenete molto a me. E ho voluto informarvi solo di questa cosa. Niente di più, niente di meno, raga. Comunque, veramente, io vi do un piccolo consiglio: non fate quello che sto facendo io. Io purtroppo sto davanti al computer quasi tutto il tempo, sto seduto quasi tutto il tempo, non mi muovo, non faccio sport, non esco con gli amici, io sono solo. Tutto qua. Sono solo e mi sono sempre sentito solo. Mi sono chiuso dentro YouTube perché pensavo che fosse. Pensavo che fosse una. Un canale di sfogo. Un passare il tempo, ecco. Non pensavo mi riducesse in questo modo. Veramente.
Raga, che vi devo dire? Vi voglio bene. Ci vediamo molto presto.